Ed ecco qui Centro Sportivo Olimpia, finale tra Colli di e il chiodo di Silvio Crasum, che ormai quest'estate ha monopolizzato le finali di ogni torneo. Fermato molto bene dal numero 4 Lorenzetto Simone, che cerca di la conclusione, una conclusione che sfiora il palo. Ottima, grandissima la soluzione di Rashkmov, il bulgaro. Potrebbe essere vincente, questa volta capisce tutto la retroguardia del Colle D. Ancora la conclusione da fuori, da parte del chiodo, e riparte con il sinistro Rashkmov. Grande verticale per Aquilani, anticipato ancora. Grande la sponda, 1-2 tra Aquilani e Krasum. Rashkmov col sinistro. Grandissima l'azione costruita dal pin, ancora per il chiodo, e c'è, cerca la puntata Cecchinelli sul lato di sinistra. Vediamo, parte con il numero 12 Fiorito Stefano, cambia gioco e c'è la grande azione costruita da Fiorito, ma Vita dice no. Aquilani recupera la sfera, sponda per Krasum, Krasum allarga dall'altra parte per il bulgaro Rashkmov, ma la palla va fuori. Vediamo Krasum, scaladero molto bene, ferma tutto. Aquilani, contenuto molto bene, ancora De Nardis, dice no. Adesso un momento, Rashkmov, il bulgaro, Rashkmov. Molto bene, Krasum, vediamo Krasum, Krasum per Aquilani. Aquilani spreca tutto con il sinistro. Invece no, dal pin prova la verticalizzazione, buca di Girolamo Aquilani. De Nardis salva tutto, parte dal pin, prova il tentativo ancora lui, Luca De Nardis, dal pin ancora Aquilani, fermato molto bene in questa partita data di Girolamo, il tentativo di Krasum sull'ennesima sponda. Ottimo il tentativo dall'altra parte, vediamo Aquilani, verticalizza perfettamente dall'altra parte e azione, azione costruita perfettamente. E invece è Carchitto che prova il sinistro, Aldo Di Girolamo dall'altra parte, vediamo Rashkmov, prova il tentativo sul secondo palo ed è il triplice fischio di questa finale torneo primavera-estate Centro Sportivo Olimpia. Se la giudica l'edizione 2015, la squadra di Silvio Crasum, la squadra del Chiodo.